8 studenti e 2 genitori. Sono in tutto 10 le persone che questa mattina hanno ricevuto il vaccino anti-Covid all'interno della palestra del liceo scientifico Galileo Galilei del capoluogo adriatico. Somministrazione e profilassi sono stati affidati al personale sanitario della ASL di Pescara e dell'esercito, coordinato dal generale Saverio Pirro, nell'ambito della campagna vaccinale nelle scuole di Pescara, che questa mattina è partita proprio dal liceo Galilei e che nei prossimi giorni si sposterà in altri edifici scolastici, come spiegato da Gianni Santini, assessore all'istruzione del Comune di Pescara. Oggi è la prima giornata e abbiamo scelto il liceo Galilei, che è una delle scuole più numerose di Pescara. Sabato ci sposteremo alla scuola media Rossetti, dove confluiranno anche i ragazzi della scuola media Mazzini, del Coreutico e del Misticoni. Poi stiamo organizzando con i presidi, dalla prossima settimana cercheremo di coprire un po' tutte le scuole di Pescara. Chi è che potrà vaccinarsi? Sono i ragazzi che hanno sopra i 12 anni, possono vaccinarsi i ragazzi, i genitori, e se c'è qualche insegnante o personale ATA che non ha ancora fatto il vaccino può approfittare. Carlo Cappello, dirigente scolastico del liceo Galileo Galilei di Pescara. Sta andando bene, vedo che hanno risposto all'appello della ASL del comune di Pescara, del tavolo della prefettura, che per diffondere sul territorio questa sensibilizzazione al vaccino ha coinvolto anche le scuole. Vedo che le famiglie ci credono, sono qui, stanno facendo somministrare il vaccino ai propri figli, quindi per noi più ragazzi vaccinati ci sono e più sicurezza c'è nelle classi, è ovvio. Nella sua scuola ci sono docenti o personale sospesi perché non hanno esibito il Green Pass? Non abbiamo avuto problemi di questo genere, non possiamo entrare nel merito delle scelte delle singole persone. Noi sappiamo se il personale è a posto con il Green Pass o meno, poi se venga da un tampone o da un vaccino noi non lo sappiamo. Abbiamo una piattaforma, un ottimo strumento che il Ministero ci ha messo a disposizione, perché fa interagire il Ministero della Salute con il Ministero dell'Istruzione, però poi nello specifico non sappiamo quanti effettivamente siano vaccinati. La scuola ancora una volta ha preso la responsabilità di far funzionare le cose e anche il personale scolastico sta rispondendo alla campagna vaccinale. Se c'è qualcuno che insomma, la pensa diversamente, liberissimo di farlo, ma sono numeri molto bassi. Il Dopolidoro, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Pescara. Con questo Open Day dedicato ai ragazzi sicuramente c'è un passo avanti. Stiamo dando peraltro un'immagine importante, che è quella che ci voleva, cioè un'immagine di una delle istituzioni che sono compatte per raggiungere un obiettivo, che è quello della salute.